Allora, è una presentazione breve, sono solamente degli appunti scritti nelle slide. Io sono dell'Università Ca' Foscari di Venezia e sono una linguista e sono la delegata per il tutorato e la disabilità. Allora, il nostro è un ateneo relativamente piccolo, abbiamo circa 18.000 studenti e i numeri degli studenti con DSA seguiti dall'ufficio tutorato e disabilità, come vedete, sono veramente piccoli. I primi studenti certificati sono dell'anno 2009-2010 e quest'anno sono raddoppiati, quindi esattamente lo stesso trend che abbiamo visto prima con numeri più grandi a Reggio Emilia. E una particolarità del nostro ateneo è che l'ufficio che si occupa di disabilità si occupa anche di tutorato, orientamento, placement, quindi è diciamo un ufficio molto integrato che segue gli studenti dall'orientamento al placement e in questa diciamo in questo percorso rientrano anche gli studenti disabili e anche gli studenti con DSA. Andando a vedere più precisamente le diagnosi, tutti riportano casi di dislessia associata o meno agli altri elementi, diciamo così, del DSA. Il numero di studenti è sicuramente sottostimato e questo lo vediamo quasi mensilmente. Alcuni si rivolgono all'ufficio solo al momento dello scoglio linguistico che a Ca' Foscari è l'inglese B1 per tutti, quindi un test di inglese obbligatorio per tutti gli studenti. Quindi alcuni studenti che non si sono presentati prima all'ufficio si presentano dopo 2-3 insuccessi in questo test e anche un test di italiano presente nelle facoltà o diciamo nei corsi di laurea umanistici e anche economici. Quindi questo è un altro momento di scoglio. E l'ultimo caso è successo poche settimane fa con una studentessa che aveva dato tutti gli esami con grande successo e si è bloccata iscritta a lettere sull'esame di latino. Quindi diciamo i vari test linguistici, che siano della lingua nativa, della lingua straniera o della lingua classica, laddove è previsto questo esame, blocca anche chi non ha mai richiesto servizi agli uffici, all'ufficio. Per quanto riguarda le iscrizioni, allora Ca' Foscari è un ateneo anomalo perché i corsi di laurea sono diciamo relativamente pochi rispetto ad altri atenei. Comunque gli iscritti con DSA sono iscritti prevalentemente a corsi di laurea di area umanistica, quindi qui sembrano diciamo, preferire invece materie come storia, filosofia, eccetera. Due sono iscritti all'area economica, uno di questi è diciamo, un nostro orgoglio perché si è laureato alla triennale e ora si è iscritto alla magistrale. Uno solo iscritto a chimica, nessuno iscritto all'area linguistica per le ragioni viste sopra. Quali sono i servizi che offriamo? Ripeto in parte quello che è stato già detto. Un colloquio di accoglienza che viene fatto per tutti gli studenti che si presentano all'ufficio, quindi sia disabili che con DSA, una costante interfaccia con i docenti. Devo dire che il numero così basso di studenti con DSA e le dimensioni piccole dell'ateneo contribuiscono a una buona risposta dei docenti nel momento in cui l'ufficio chiede servizi per questi studenti. Quindi direi che c'è diciamo, una buona risposta da parte dei docenti. Per quanto riguarda le lezioni, in genere quello che l'ufficio offre come servizio è il recupero degli appunti da altri studenti e anche il recupero del materiale didattico e la sua trasformazione in formato digitale qualora non sia già in questo formato.
per gli esami, esami individualizzati, tutti i docenti accettano questo tipo di modalità, in qualche caso con un po' più di discussione, ma insomma alla fine funziona. Per gli iscritti prevediamo tempi aggiuntivi, uso del PC con sintesi vocale, eventualmente correttore automatico. In qualche caso gli studenti ci chiedono la sostituzione della prova scritta con l'orale, ma non sempre, anzi qualche volta noi offriamo questa possibilità e viene rifiutata dagli studenti, quindi c'è una grande varietà nelle richieste degli studenti. E poi qui invece sì, siamo intervenuti in maniera forte, in particolare per il test di inglese B1, abbiamo diviso l'esame in più momenti. Il test sarebbe stato troppo lungo per studenti con DSA, quindi lo abbiamo diviso in più giornate. Per il momento sembra che due ha funzionato, con tempi aggiuntivi e sintesi vocale in inglese. Però in alcuni casi questi strumenti anche previsti dalla legge non si sono mostrati sufficienti e gli studenti ci hanno richiesto un servizio ulteriore, cioè un servizio di tutorato specialistico per il supporto allo studio. Lo abbiamo dato in forma individuale, non ha funzionato benissimo, lo stiamo programmando anche in forma di tutorato di gruppo insieme agli altri studenti che vogliano il supporto allo studio tramite un tutor. Questi sono i numeri degli studenti che hanno richiesto questo tipo di servizio ulteriore, 2 su 5, quest'anno 4 su 11, interessante, le percentuali sono sul 40%. Allora, non potendo utilizzare i fondi della disabilità, abbiamo attivato il servizio sui fondi tutorato, quindi sui fondi Moratti, lessico universitario e il cofinanziamento di Ateneo. E abbiamo previsto che il tutorato specialistico fosse diretto anche agli studenti dislessici nel regolamento del tutorato già l'anno scorso. Il tutorato specialistico è previsto anche per gli studenti senza nessun tipo di disabilità, in genere è in pari numero rispetto alle ore degli insegnamenti, quindi tutti i nostri corsi sono di 30 ore e per alcuni corsi offriamo un tutorato parallelo della stessa durata e agli studenti dislessici sono state offerte dalle 30 alle 60 ore di tutorato ciascuno, il che vuol dire che sono stati coperti uno o due insegnamenti previsti per l'anno in corso. Gli insegnamenti sono stati scelti dagli studenti stessi, quindi ci hanno chiesto di avere un supporto per lo studio per alcuni corsi piuttosto che per altri. I tutor per legge sono iscritti alla laurea magistrale o al dottorato, quindi sono studenti un po' più grandi, studenti senior, e abbiamo cercato di scegliere, nel caso in cui il gruppo contenesse studenti con DSA, tutor che avessero seguito lo stesso corso di laurea. Questo ha aiutato molto perché c'era anche una conoscenza della materia. E ovviamente questo è stato possibile per i piccoli numeri che abbiamo, è chiaro che su numeri molto grandi questo probabilmente non è possibile, andrebbe ripensato, però su queste dimensioni un servizio di tutorato specialistico aperto anche agli altri studenti o comunque che ha incluso studenti con DSA è stato molto positivo, molto apprezzato e gli studenti stanno procedendo con successo nei corsi di laurea. Allora, ho parlato di servizi, vorrei anche menzionare brevemente alcuni progetti di ricerca che abbiamo in corso.
E abbiamo detto che uno scoglio sono proprio le prove di lingua, sia nella lingua nativa che nella lingua straniera. Dal momento che i test di inglese B1 sono obbligatori, il test di inglese B1 è obbligatorio in tutte le facoltà e quello di italiano in alcune, ma potrebbe diventare obbligatorio per tutte, stiamo lavorando sul test stesso, quindi non solo diciamo dare questi strumenti, sintesi vocale eccetera, ma stiamo cominciando a pensare che sia proprio la forma del test che sia non accessibile per studenti con DSA. Per esempio, il menu a tendina sembra essere fatidico. Il test d'inglese è un test computerizzato e questa modalità sembra creare particolari difficoltà. Quindi lì non stiamo misurando ovviamente la conoscenza dell'inglese, stiamo misurando qualcos'altro e questo non va bene. Quindi stiamo cercando di lavorare sull'accessibilità del test stesso. E poi una ricerca parallela che ci sembra cruciale dal momento che stiamo parlando di lingua e di linguaggio è di di cercare di capire quali sono i correlati linguistici e in particolare sintattici della dislessia, della difficoltà di lettura. E quello che stiamo cominciando, diciamo i dati che stiamo cominciando a raccogliere come linguisti, è che ci sia, per quanto riguarda la lingua, un ritardo simile a quello che è stato presentato stamattina per la conoscenza matematica. E il test e i risultati li presenterò in un altro convegno che ci sarà a fine maggio sulla, appunto sulla dislessia, ma diciamo anticipando ci sono dei problemi nella comprensione di particolari strutture sintattiche complesse anche in compiti orali, quindi che non hanno a che fare con difficoltà che non hanno a che fare con la decodifica del testo scritto, ma che si possono quindi presentare anche con la sintesi vocale. Cioè in questo tipo di individui, questo tipo di difficoltà orali, la sintesi vocale non aiuterà, perché il problema si presenta anche oralmente. E la cosa interessante è che le strutture linguistiche che creano problemi sono quelle più frequenti nei testi complessi che si usano in particolare all'università, ma già per esempio alla scuola superiore. Quindi credo che ci sia bisogno anche di questo studio parallelo su aspetti linguistici del problema che non si risolvono con tempi aggiuntivi, con sintesi vocali, eccetera, ma con strategie di ricostruzione, qui entro diciamo nel tecnico ma mi capirete subito, di relazioni a lunga distanza. In particolare, se io devo per esempio interpretare un pronome e devo andare a cercare l'elemento a cui si riferisce in un testo, questa è una relazione a lunga distanza che crea problemi, ma è un problema linguistico. Ecco, quindi accanto diciamo a servizi che cercano di tamponare la situazione, stiamo cercando anche di lavorare con dei progetti di ricerca proprio sulla tipologia del test e sulla una tipologia del test che tenga conto dei problemi linguistici che non tutti, ma alcuni individui con DSA presentano. Qui mi fermo, vi ringrazio, è stata una brevissima carrellata. Come ho detto, questi numeri ancora piccoli ci permettono anche di fare esperimenti e forse se il trend continua dovremmo diminuire gli esperimenti. Grazie. In realtà io non avevo dato la parola al professor Stecca che doveva fare l'introduzione.
ma a questo punto se finiamo la due carrellate e fai le cose, cosa dici? Farà la conclusione. Andiamo avanti, come vuoi tu? Vuoi parlarci adesso? Vuoi sentire le altre due esperienze? No, no.